sul mio canale. Oggi parleremo dell'ultimo vizio del consenso, il dolo. E prima di cominciare, vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare un like e fatemi sapere nei commenti se il video vi è piaciuto. Il dolo, partendo dal diritto romano, è il criterio di imputazione della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Chi è che parla per la prima volta di dolo? Aquilio Gallo, e troviamo tale riferimento in un brano del De Officiis di Cicerone, che nell'andare ad narrare un episodio di frode contrattuale tra un argentarius siracusano ed un cavaliere romano, ci dice proprio cos'è il dolo. Il dolo è simulare una cosa e farne un'altra. Tale definizione verrà ripresa da Servio Sulpicio Rufo, che era un giurista della fine della Repubblica. Servio Sulpicio Rufo aggiunge a tale definizione di mera simulazione l'animus accipiendi. Così tale definizione diventa il dolo, consiste nel simulare una cosa e farne un'altra allo scopo di trarre in inganno qualcuno. Tale definizione viene poi criticata da Labeone, che elaborerà la nozione di dolo, che comunque poi verrà anche riaffermata successivamente dalla giurisprudenza romana. Ed secondo Labeone, il dolo consiste nella astuzia, inganno, falsità, in quella macchinazione posta in essere allo scopo di circonvenire, trarre in errore, ingannare un'altra persona. Prima di proseguire con la trattazione dei vari rimedi pretori, dobbiamo dire che il dolo nell'epoca romana, cioè il termine dolus, non aveva un significato, in quanto essi distinguevano tra dolus bonus e dolus malus. Il dolus bonus consisteva nella destrezza, nel zelo di una persona nei confronti di chi voleva trarla in inganno. Successivamente, invece, viene introdotta la fattispecie di dolus malus, cioè appunto la definizione che poi ci darà Labeone, cioè in quella, diciamo, quel comportamento che vuole trarre in inganno un'altra persona attraverso appunto la falsità, l'astuzia, la macchinazione. Dobbiamo inoltre dire che la rilevanza attribuita dal diritto romano al dolus è diversa a seconda se si tratti di rapporti tutelati da azione stricte iuris o fattispecie che danno vita ad bonae fidei iudicium. Per lo ius civile è irrilevante. Per cautelare quindi la posizione delle persone che si trovassero in tale posizione, l'attività cautelare della giurisprudenza ha introdotto la cosiddetta clausula doli. Cioè, in una stipulazione poteva essere quindi inserita questa clausola che dava in sostanza rilevanza, assumeva quindi rilevanza ai fini dello ius civile. Per i contratti invece di bona fide iudicia, va da sé che il dolo è assolutamente irrilevante perché il giudice, nell'andare a giudicare poi comunque la fattispecie che gli si viene presentata, ha diciamo una maggiore possibilità di dare delle azioni comunque alla parte che è stata convenuta o all'attore, a seconda dei casi, e
Ovviamente parlando di buone fide iudicia ci riferiamo a quei contratti di deposito di società e comunque in generale quasi tutti i contratti consensuali. Dobbiamo inoltre dire che le azioni stricti iuris erano delle azioni in personam nelle quali il magistrato nella fase in iure enunciava un obbligo a contenuto certo e determinato, perché vi erano delle azioni già predisposte e non poteva discostarsi da tale azione. Quindi la differenza netta con Lazio bona fide iudicia è che sostanzialmente in quest'ultime il giudice aveva un ampio potere discrezionale nel determinare le prestazioni del convenuto. Vengono quindi introdotte successivamente dei rimedi pretori come l'azio doli. L'azio doli è un'azione concessa, un'azio in factum penale con condanna all'equivalente del semplice danno subito. È un'azione infamante e contiene la clausola arbitraria. La clausola arbitraria è in sostanza una clausola che permette al convenuto di sottrarsi alla condanna se risarcisce il danno del suo comportamento doloso. È un'azione ovviamente sussidiaria come anche l'exceptio doli, cioè viene concessa quando vi è una mancanza di altri mezzi per ottenere soddisfazione, quindi da parte dell'attore. È infine esperibile entro un anno dal danno subito e richiede l'indicazione della persona che ha posto in essere il dolo. A differenza del ratio quod metus causa, invece, che questa è in rem scripta, non ha bisogno della citazione, perché oltre ad poter essere risarciti dal danno subito direttamente dall'agente, può essere fatta valere anche nei confronti di chi ha tratto un vantaggio dall'azione dell'attore principale. Mentre l'altro rimedio pretorio è l'exceptio doli. L'exceptio doli è, diciamo, uno strumento che permette di controbattere non solo il dolo negoziale, ma anche il dolo processuale. Quindi, se poi la persona vittima del dolo ha già adempiuto la prestazione derivante da un'obbligazione iniziata da dolo, il pretore concederà l'azio doli. Come ci è noto dalle istituzioni gaiane, l'exceptio doli costituiva una difesa contro il contegno doloso posto in essere dalla controparte al tempo della conclusione del contratto o del suo svolgimento. Quindi Ulpiano ci dice che deve contenere obbligatoriamente la menzione della persona che ha commesso il fatto, quindi dell'attore. Questo perché, a differenza dell'exceptio metus causa, non è in rem scripta. E da ciò quindi ne deriva l'irrilevanza del dolo posto in essere da un terzo. Dobbiamo inoltre aggiungere che al pari dell'azio doli ha un'applicazione sussidiaria. Infatti, Ulpiano ci ricorda come l'opinione di Servio Giuliano, secondo cui l'eccezione di dolo sarebbe stata concessa a chi non ha potuto servirsi dell'eccezione di patto. L'exceptio doli può essere di due tipi, l'exceptio doli generale e l'exceptio doli speciale. L'exceptio doli generale rappresenta un rimedio di carattere generale utilizzabile anche al di fuori delle ipotesi espressamente codificate, cioè esso è diretto a precludere l'esercizio fraudolento o sleale dei diritti di volta in volta attribuiti dall'ordinamento, paralizzando quindi l'efficacia dell'atto. Mentre l'exceptio doli speciale indica il dolo commesso al tempo della conclusione dell'atto ed è quindi diretto a far valere in via d'azione o in via eccezionale l'esistenza di regimi impiegati per indurre l'altrui parte a quindi contrarre
al fine di ottenerne l'annullamento, ovvero a denunziare quindi la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto. Arriviamo al dolo bilaterale, che nel diritto romano il dolo si compensa con il dolo. Quindi, quando si va a configurare il dolo bilaterale, l'attore è destinato a soccombere di fronte all'exceptio doli che viene opposta dal convenuto. Quindi all'attore non gli sarà concessa un'ulteriore replicatio doli, proprio perché il dolo di entrambe le parti va a compensarsi. È tuttora vigente questo principio, cioè del dolo che compensa con il dolo in Spagna, mentre in Italia ed in Portogallo, quando si ha il dolo da entrambe le parti contraenti, si ha il vizio del consenso, pertanto il contratto si può impugnare in quanto annullabile. Secondo i romani, inoltre, il dolo e la colpa grave in sostanza erano la stessa cosa, perché era molto difficile dimostrare che una parte volesse intenzionalmente quindi commettere un fatto che era meritevole di tutela da parte dello ius civile. Ed proprio per questo motivo la colpa grave viene equiparata al dolo. Tale fattispecie viene per la prima volta viene per la prima volta d'esistenza nel contratto di deposito. È proprio da qui il brocardo che scrive Paolo: una grave negligenza è colpa grave, la colpa grave è dolo. Per adesso la trattazione del dolo è conclusa. Se volete che comunque ci sia un altro video per quanto riguarda l'evoluzione del dolo dall'epoca medievale sino ai codici moderni, fatemelo sapere nei commenti e mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e alla prossima. Ciao!